Buonasera e benvenuti al recap ciclico con analisi ciclica evoluta sul DAX e sul FTSE MIB. Oggi sento già quello che starete dicendo. Caspita Jacopo, ci avevi detto che ti aspettavi la chiusura del secondo T settimanale e che quindi saremmo andati a chiudere questo gap up come ci avevi raccontato nell'analisi di questa mattina. Avete ragione. Dopo questa salita mi aspettavo un inizio finalmente di bella discesa perché avevamo raggiunto la condizione minima per la chiusura del secondo T inverso, ma attenzione, minima, come detto. Per cui io sto subito in allerta, soprattutto sul DAX, perché il DAX è più veloce rispetto al FTSE MIB, mediamente, anche se ormai come sapete da tempo, vi dico che si stanno allineando. Il discorso è che però la ciclica evoluta non è come la ciclica, è molto diversa sotto determinati punti di vista, anche perché ingloba GAN, volumi e tanto altro, ok? Divergenze, Ichimoku, tante cose che non vengono prese in considerazione dalla ciclica di Migliorino e del Sartorelli. Per cui, che cosa ho osservato mentre continuavamo a salire? Uno, i volumi, per cui abbiamo avuto più candele verdi che candele rosse in questa salita, ben 1, 2, 3, 4, 5 candele verdi, con buona spinta peraltro, su validi livelli algoritmici, rispetto alle poche candele rosse. Poi piccolo ritracciamento, ripartenza, ritracciamento che non ha violato qui, e poi di nuovo HFT in azione e via su in alto. Per cui, dato che la ciclica evoluta è un'altra cosa rispetto alla ciclica base, è differente anche per l'approccio che ha prettamente operativo. Nell'analisi ciclica normale, nella base, anche nelle evolute, non c'erano riferimenti particolari all'operatività se non cose abbastanza vaghe sull'entrare, long a fine ciclo o altro, eccetera, cose semplici, ok? Quella che utilizzo io in base a swing volumetrici, in base a livelli di algoritmo, è ben diversa. Vi faccio un esempio. Quest'oggi, dopo che eravamo andati in chiusura del quinto T-3, preparandomi appunto a un'eventuale chiusura d'inverso, ed eravamo su questa candela qua, ho detto, se non ci sarà una violazione di questo massimo, questo non sarà un settimo T-3 inverso, ma sarà un nuovo T-3 che si staccherà dalla precedente struttura. Per cui prepariamoci a uno short. In violazione di questo swing inverso, andiamo short sotto i 12.440. Perfetto, ok? Ma noi siamo andati sotto i 12.440. Ta-ta-ta, qui no, e poi sono partiti gli HFT. Quindi, a differenza della vecchia ciclica, dato che la ciclica evoluta ha una parte prettamente operativa anche per seguire in trading i profitti, i gain e per la gestione degli stop loss, fondamentale, meno perdo e più posso tornare a guadagnare e più lascio correre i profitti, ma sapendo come si fa, e più effettivamente, caspita, posso fare poche perdite e guadagni sostenuti. Che cosa è successo? Non essendo andati in violazione di questo minimo, non siamo entrati short. E cosa è successo? È vero, abbiamo perso tutta questa salita qua, perché stavo guardando la condizione minima per la chiusura di un T e un T più 1 inverso. Ma certo non abbiamo preso in faccia tutto questo movimento. E dopo un accenno di discesa, alternato di nuovo a salita, notate che c'è questa candela verde, di nuovo rossa, rossa e poi di nuovo un'unica verde che ritorna su quasi di due candele rosse, delle due candele rosse precedenti. Capite che quando ci sono dei movimenti così forti, alternati da movimenti forti in un senso, ma alternati immediatamente da altre candele che riprendono, i volumi ci stanno dicendo che il trend è ancora a rialzo. Per cui, tanto quanto avrei dovuto valutare la non violazione di, come la violazione di uno swing,
un intento a salire, eravamo arrivati peraltro a 9 barre, quindi si poteva tranquillamente valutare la cosa, ed inverso eravamo a 16 barre, si poteva tranquillamente andarsela a prendere. Sono stato prudente anche perché sono stato occupato. Qui non c'ero, non ero a monitor. E quando non riesco a essere tempestivamente a monitor, non entro sicuramente in ritardo. Non ha molto senso come cosa. Però qui ci stava a long, e quindi è stato un mio errore, ok, non essere a monitor nel momento in cui si poteva andare a fare ancora alti massimi. Per l'inverso c'era spazio. Per l'indice stessa identica cosa, c'era stata la violazione di questo swing a 12.517, swing di massimo, attenzione. Altre considerazioni che possiamo fare in questo caso è che qui, dato che da questo massimo a questo massimo abbiamo avuto 22 barre scarse, è ancora possibile che si provi un ultimo allungo domani. Possibile, eh? Ma rimanere in overnight in un senso o nell'altro, come potete vedere, io volevo valutare eventualmente dopo un piccolo rimbalzo che poteva portarci sui massimi del T una discesa. Non abbiamo né avuto un piccolo rimbalzo, abbiamo avuto un grande rimbalzo con un gap up di fuga, anzi un quasi gap up di fuga, un lap up di fuga. E successivamente noi siamo andati in violazione continuando a salire. Per cui, da una parte, la parte operativa dell'evoluta ci ha evitato di perdere i soldi, dall'altra, fosse stato a monitor, avrei portato a casa questa stecca qua. E avrei chiuso con tutta comodità sui massimi, sostanzialmente, con la prima candela rossa, che mi diceva, attenzione perché il trend sta finendo, con una violazione di questo minimo a 12.633 avrei chiuso tutto. Sono un po' stufo di rimanere a guardare che cosa succede, però paga. Avessi iniziato a valutare uno short solo sul quinto T-3 dopo un quarto T-3 ribassista dicendo dai che non parte il secondo T-1, mi sarei preso in faccia tutta questa roba qua. E questo per quanto riguarda il DAX, che peraltro vi faccio notare anche ha fatto una cosa importante. L'avevate notato? Eccola qua la cosa importante, siamo passati al grafico a 20 minuti. Qui siamo andati in violazione di questo massimo da cui è partito il secondo T inverso. Siamo arrivati qua su. E quindi, se un primo T inverso del T più 1 inverso, del bisettimanale inverso, che è iniziato qua, mettiamogli un bel T più 1. Se il primo è stato positivo, l'inverso, e il secondo è stato già ribassista, abbiamo, caspita, stiamo ritracciando parecchio, ci stiamo avvicinando parecchio al massimo di partenza dell'inverso. Significa che, non sapete che cosa significa, vero? Se non sapete, fate una bella domanda qua sotto, sotto l'analisi, e vi risponderò sicuramente. Questo per quanto riguarda il DAX. Per quanto riguarda il FTSE MIB, abbiamo una sorte molto simile. Anche qui, attesa di colmare il gap up, sì. In questo caso gap up, niente, siamo andati in chiusura di quinto T-3 e quindi solo in violazione di questo swing inverso saremmo andati short. Ce l'abbiamo avuta? No, abbiamo avuto forti volumi a rialzo, per cui il discorso è di nuovo molto semplice, identico al DAX. Soprattutto, notate anche questa cosa che è differente rispetto al DAX. Qui abbiamo che questo settimo T-3 inverso, che è sicuro che sia partito da questa candela qua e da questo massimo qua, è andato solo a 18 barre. Per cui, chissà come mai, dopo aver fatto una discesa che poteva portarci alla chiusura del sesto T-3, eravamo già a 19 barre, boom, è esplosa una barra di questo tipo. Perché è probabile che si vada prima a superare questi massimi e chiudere il settimo T-3 inverso e successivamente si inizia a chiudere tutto il resto del discorso dell'indice. Guardate qua.
stessa identica cosa. Violazione del secondo T inverso, che è diventato ribassista, che ha perso molta forza rispetto all'indice stesso, rispetto al settimanale stesso e al bisettimanale che è iniziato da qua. Più forte rispetto a quello di DAX, eh? Ma siamo sotto il 50% di ritracciamento, sopra il 50% di ritracciamento comunque. Siamo attorno al 70%. Per cui, uomini avvisati, mezzi salvati. Spero che l'analisi vi abbia dato qualche cosa di interessante su cui riflettere in giornata. E questa è la situazione a livello giornaliero. Rifletteteci bene sopra mentre si chiude il nostro periodo di parole insieme. Vi auguro una splendida giornata. Arrivederci.